Ciao ragazzi, la lezione di oggi è sull'applicazione delle equazioni del moto ad accelerazione costante, ovvero queste due equazioni che trovate scritte qua. Per vedere come applicarle, utilizzeremo il testo di un problema piuttosto semplice. Allora, consideriamo un bambino che lancia verticalmente, quindi nella direzione dell'asse Y, una palla e supponiamo che la velocità di partenza di questa palla, quindi V0, sia 10 metri al secondo. Allora la prima domanda del problema è quanto tempo, quindi la variabile t, impiega la palla per raggiungere il punto più alto della sua traiettoria? Nei problemi di fisica è sempre molto importante disegnare un po' il problema e quindi soprattutto definire il sistema di riferimento. Nel nostro caso supponiamo che l'origine del nostro sistema di riferimento sia il punto in cui si trova la palla, supponiamo che sia un oggetto puntiforme. E quindi supponiamo che la nostra palla sia, dato che il moto si realizza solo nella direzione verticale, dunque lungo l'asse Y, non serve tracciare tutto il piano, tracciamo solo l'asse verticale, le ordinate, e il punto in cui si trova la palla noi possiamo supporre ovviamente che sia nell'origine del nostro sistema, quindi in Y uguale 0. Allora la palla raggiungerà il punto di massima altezza a Y uguale h sta per altezza massima, diciamo che raggiunge la palla nella sua traiettoria. Molto importante, dobbiamo ricavare più informazioni possibili dal testo. Quando la palla raggiunge il punto più alto della sua traiettoria, questo non vuol dire altro che la palla, quando avrà raggiunto il punto di massima altezza, si troverà ad una velocità pari a 0 metri al secondo. Questo perché? Perché una volta che ha raggiunto il punto più alto della traiettoria, invertirà il suo moto, quindi anziché salire inizierà a scendere, per cui la palla si fermerà nell'istante di tempo t che noi vogliamo trovare e poi inizierà a scendere. Quindi che equazioni possiamo utilizzare per trovare l'istante di tempo t? Beh, in questo caso ci andrebbe bene la prima equazione, perché v finale all'istante di tempo t lo conosciamo, ovvero 0 metri al secondo, v0 la conosciamo perché ci viene dato dal testo e conosciamo anche l'accelerazione. L'accelerazione qual è infatti? L'unica accelerazione a cui è sottoposto il nostro oggetto è l'accelerazione gravitazionale. L'accelerazione gravitazionale però sappiamo che è un'accelerazione che è un vettore, ovviamente per un'accelerazione ed è rivolta verso il basso. Quindi la nostra accelerazione A non sarà altro che meno g, dove g è l'accelerazione gravitazionale, g in modulo è 9,81 metri al secondo quadrato. Quindi se volessimo andare a sostituire praticamente tutti i valori all'interno delle variabili, v è uguale a 0 metri al secondo, uguale a v0, ovvero 10 metri al secondo, più l'accelerazione che è meno g, quindi meno 9,81 metri al secondo quadrato per il tempo, che è quello che noi vogliamo trovare. Una cosa importante, perché il segno è negativo? Perché il verso dell'accelerazione è opposto al verso che noi consideriamo positivo per quanto riguarda l'asse delle ordinate, cioè questo è il verso positivo, che così è stato definito il nostro sistema di riferimento, e dunque avendo l'accelerazione verso opposto, allora il segno sarà un segno appunto negativo. Quindi risolvendo questa semplicissima equazione noi otterremo che il tempo non sarà altro che, se questo lo portiamo all'altro membro, è meno 10, quindi meno 10, lo scrivo, meno 10 diviso meno 9,81 è uguale a 1,02 secondi e dunque la palla impiegherà 1,02 secondi per raggiungere il punto più alto della sua traiettoria. Nel caso in cui volessimo conoscere anche l'altezza e quindi questo valore di h, non dovremo far altro che applicare la seconda equazione. Difatti, applicando la seconda equazione, scrivere x meno x con 0, y meno y con 0 non cambia assolutamente nulla.
E quindi 2,0, sì, sono noti, sì, lo abbiamo appena calcolato, più 1,5 atti quadro, tutte le grandezze sono note perché abbiamo detto, assumiamo che il moto del nostro oggetto inizi in una posizione di 0 metri, supponiamo che inizi nell'origine del nostro sistema di riferimento, per cui Y è uguale, se vado a sostituire tutti i valori, ottengo che questo è 10,2, questo è 5,1, quindi 10,2 più 5,1 sarà uguale a 15,3 metri, quindi la palla lanciata verticalmente dal bambino raggiunge il punto più alto della sua traiettoria in 1,02 secondi e questo punto corrisponde ad un'altezza di 15,3 metri.